Sul dissesto idrogeologico qua a Genova, dopo l'emergenza, qualcosa si sta facendo. Ti faccio vedere una foto che è stata fatta, scattata sul ponte del Bisagno e di due giorni fa. Vedete che degli imbianchini stanno rifacendo un po' il look a questo ponte. Ecco, su questo, naturalmente un po' provocatoriamente, vi dico che qua di dissesto idrogeologico si parla esclusivamente quando c'è un'emergenza. Non c'è invece una cultura di rischio idrogeologico che le istituzioni dovrebbero invece diffondere. Tu dici che non c'è la cultura della prevenzione, del lavoro sul territorio e così via, ma c'è semplicemente dare una mano di bianco a quello che è l'emergenza per nascondere, per far vedere che si è fatto qualcosa, esattamente come l'annuncio di Renzi. No, Renzi annuncia il giorno dopo l'alluvione daremo 2 miliardi, senza specificare che erano per tutta Italia, non solamente per Genova e così via. La maggior parte dei cittadini italiani dicono però Renzi si occuperà di Genova e solo noi liguri, noi genovesi sapremo che in realtà non l'ha fatto, per tutti gli altri lui l'ha fatto. Quindi questo è il modo in cui si risolvono i problemi mediaticamente. Noi siamo venuti a Genova 2 giorni dopo l'alluvione, c'erano gli scantinati, i negozi, le attività commerciali, noi siamo stati all'IMS, al Museo di Storia Naturale, pieni di fango, di roba distrutta. C'erano solamente cittadini genovesi, cittadini liguri che sono venuti a dare una mano, non c'era nessuno delle istituzioni, nessuno del comune, la protezione civile è passata a fare un giro ma non ha aiutato, abbiamo chiesto, addirittura lavoravamo con un argano a mano, abbiamo chiesto che ci mandassero, Sergio ha chiamato perché ci mandassero un argano elettrico, non siamo riusciti, cioè nulla, non c'era, i cittadini genovesi sono rimboccati le maniche, come al solito si sono dati da fare, ma ti dico, secondo me la cosa è ancora oltre, perché l'emergenza ti dà la possibilità di agire in deroga, ti dà la possibilità di dare appalti in deroga, ti dà la possibilità di avere soldi da spendere come vuoi, quindi io credo che addirittura le emergenze siano volute. Il problema di Genova è che ci sono anni e anni di cattivi piani regolatori e di cattiva costruzione, non c'è un piano dettagliato delle emergenze, degli sgomberi, che è quello che salva le vite. Quello lì non ci vuole 60 mesi per farlo come per lo scolmatore, ci vuole la volontà di farlo. Allo scorso alluvione non c'era, sono passati 3 anni e non c'è neanche adesso, quindi evidentemente non c'è proprio la volontà di agire per risolvere questi problemi. Anche qui ci sono dei cartelli, per esempio, che aria allagabile è un punto esclamativo. Questo è il massimo dell'informazione che il comune dà in un'area nella quale si può rischiare la vita in occasione di un evento alluvionale. Se noi confrontiamo quel cartello di pericolo con il cartello che invece vediamo in tutta la città, ad esempio dell'area blu, vediamo che le informazioni date quando si deve pagare, quando il cittadino deve pagare, sono ben maggiori. No, ma volevo aggiungerti anche una cosa, Renzi mi pare il giorno dopo il disastro qui a Genova, ha dichiarato che meno male che si sta per attuare lo sblocca Italia, che darà il via ai cantieri. Lo sblocca Italia è un decreto in cui il governo crede molto ed è, penso, il peggior decreto. Noi abbiamo fatto una lotta immane in questi giorni, in queste settimane, per cercare di fermare lo scempio. Questo è il decreto peggiore che si potesse scrivere. Qui dentro ci abbiamo grandi opere, grandi appalti dati in mano a non sa chi, alle solite opere, alle solite grandi aziende che costruiscono autostrade, costruiscono ponti, costruiscono viadotti, inceneritori, si dà la deroga per bruciare qualsiasi cosa. Questa è la linea politica del governo Renzi oggi, completamente opposta alla nostra. Noi abbiamo presentato un progetto che si chiama Attiva Italia, vi invito ad andare a vederlo, lo trovate sulle nostre pagine, si chiama Attiva Italia, ed è completamente l'opposto. Quindi Renzi ha sfruttato anche, diciamo, lo stato di disastro che c'era qui per farsi pubblicità al suo decreto, che non servirà a nulla se non a peggiorare le cose, perché qui continuiamo a finanziare opere come Terzo Valico, Gronda, e distruggiamo il territorio, mentre invece sul dissesto idrogeologico niente, non c'è niente. Noi spendiamo i soldi così, non è più accettabile che nel 2014 la gente deve avere paura della pioggia, deve aver paura che quando piove rischio di perdere tutto. Tra l'altro, ovviamente, tutte le grandi opere come c'è Sergio, Terzo Valico e Gronda sono altre cose che vanno a cementificare, quindi impermeabilizzare il suolo, quindi se tu a monte impermeabilizzi il suolo non ci vuole un ingegnere idraulico per capire che poi l'acqua da qualche parte deve andare, quindi arriva a valle e poi si infila in fiumi che si fanno via via più stretti e dopodiché esonda. Le grandi opere sono tangibili, se tu invece fai un'opera di pulizia del territorio, manutenzione,
non è tangibile, non è spendibile per la prossima campagna elettorale, perché funziona così in Italia. Tu dici: io sono quello che ha fatto l'autostrada, ah, la gente la vede, però tu stai facendo stai creando un problema, perché quell'autostrada lì crea solo danni, perché la maggior parte delle volte non serve, come abbiamo visto in Veneto. Nel sblocca Italia ci sono cantieri per 3 autostrade, e parlando con i nostri colleghi del Veneto, questi sono pazzi completamente, perché non servono, non servono, servono alle grandi aziende, alle grandi cooperative, per fare i soliti lavori a carico dello Stato. Questo stanno facendo. Ma e continuano a farlo. Ce lo, me ne insegnate voi, no? Giusto per andare di nuovo nel dettaglio, Burlando, che è commissario per i due fiumi, quando i soldi della scorsa emergenza li ha spesi in parte per tombare ancora il Ferreggiano a monte, gli ha fatto 40 parcheggi, quelli che erano, 2 giochini per i bambini, e quello è stata la soluzione, non mantenere il fiume, pulirlo eccetera eccetera, perché come diceva Sergio, quelle cose non le vedi, invece i parcheggi, le 40 persone che usano i parcheggi le vedono, i giochini per i bambini li vedono, quello però chiude ancora più il fiume, quindi lì può essere che ci sarà un'altra emergenza. Non risolve l'emergenza, però crea una cosa che crea consenso, questa è la soluzione. La politica, e lo vediamo noi tutti i giorni, è fatta lì dentro di persone che vanno avanti a marchette, vanno avanti a emendamenti localistici per dire: io ho fatto questo, io ho fatto quell'altro, l'altro non l'ha fatto. Adesso quindi è proprio un concetto diverso. Noi, Movimento 5 Stelle, tutto, dagli attivisti fino ad arrivare agli eurodeputati, vuole innanzitutto cambiare la cultura delle persone, cominciare a informarsi, cominciare a pensare diversamente, perché se non cambiamo prima la cultura sarà molto difficile andare avanti, perché noi lottiamo, anche gli attivisti nei territori cercano sempre di informare, purtroppo abbiamo, come sapete, un sistema di informazione che fa acqua da tutte le parti, ci sono poche realtà che danno la verità così com'è, e non è facile, però secondo me tutti assieme, piano piano e col tempo, ce la faremo. Forse si sbloccherà questa opera, che è lo scolmatore, che però molti esperti dicono essere inutile, e che comunque resta, come diciamo qua dalle nostre parti, un tappullo, no? non è la soluzione. La soluzione è uno, smettere di cementificare la nostra regione, perché di cemento ne abbiamo a basta, siamo la regione più cementificata d'Italia. Due, iniziare a avere il coraggio di dire: ci sono delle opere che ostacolano il corso dei fiumi, il corso dei rivi, vanno abbattute, siano quelle che siano, esatto. Bisogna intervenire in quella maniera. La politica non deve essere un qualcosa che si occupa di fare del bene a qualcuno, cioè tu devi occupare di fare del bene per tutta la collettività. C'erano questi fondi che Renzi aveva stanziato, aveva detto di stanziare. Aveva detto, come fa di solito, lui prosegue ad annunci, ormai è un anno che noi sentiamo solo annunci, e il giorno dopo aveva promesso questi stanziamenti straordinari per risolvere il problema dell'alluvione, ma questi soldi ad oggi nella stabilità non ci sono. Non solo, lui aveva promesso, vi ricordate quei vari hashtag, Italia Sicura, aveva promesso 2 miliardi e mezzo per la legge sul dissesto idrogeologico. La stessa legge non parte perché il Ministero delle Finanze ha detto che non ci sono i fondi. Quindi lui prosegue ad annunci, continuamente ad annunci. Oltretutto, questo pochi l'hanno detto, noi l'abbiamo detto grazie al nostro Riccardo Fraccaro, Renzi sapeva che quell'area era pericolosa, lo sapeva, perché la ditta aveva detto che quel tratto di fiume così com'era non era sicuro, quindi lui sapeva che c'erano dei problemi lì e non è neanche venuto per quello, perché lui sapeva di essere in torto. Poi ci sono i rimpalli tra regione, sindaci, contro sindaci, qui il problema è politico. E questo è il modo delle istituzioni genovesi di combattere il dissesto idrogeologico? Beh, evidentemente il calcolo delle priorità è un qualche cosa di estremamente oscuro da comprendere, almeno per noi. Questa foto mi sembra veramente molto eloquente e spiega esattamente qual è il principio per cui si applicano la prevenzione e il tentativo di impedire che nuove sciagure come quelle del 2011 e quelle del 2014 tornino a riverificarsi. Ci sono questi fondi europei che possono essere utilizzati da Genova? Assolutamente, c'è bisogno di un'azione governativa. Noi abbiamo immediatamente, subito dopo l'alluvione, ci siamo mobilitati, abbiamo presentato 3 interrogazioni
E abbiamo segnalato l'esistenza di un fondo di solidarietà che deve essere richiesto entro 12 settimane. È effettivamente un fondo di emergenza, quindi va ad aiutare per la situazione contingente. Copre un trentesimo del danno stimato, ma va richiesto immediatamente, cioè entro 12 settimane, dalle istituzioni locali. Noi poi in Europa ci faremo carico di sensibilizzare il più possibile tramite il Parlamento e fare approvare la mobilitazione di questo fondo. Abbiamo la necessità che le istituzioni accedano il prima possibile. Abbiamo richiesto anche, con un'interrogazione scritta alla Commissione, di vigilare e di comunicarci in quale modo sono stati utilizzati o il perché non sono stati utilizzati i fondi invece stanziati in seguito all'alluvione del 2011. Proprio perché il concetto di prevenzione in questo caso ha subito uno stop incomprensibile, tanto che si sono ripetuti ancora una volta gli stessi errori del passato. Una terza interrogazione l'abbiamo presentata invece per quel che riguarda l'impossibilità di accedere a coperture assicurative per i danni appunto da calamità naturali, e siamo in attesa di una risposta, perché anche in questo caso probabilmente un aiuto soprattutto per i piccoli imprenditori e anche per i cittadini che hanno perso i loro beni, direi che sarebbe veramente un atto dovuto. Ma guarda, quella fotografia lì, se vogliamo andare a vedere, non fa altro che ripercorrere perfettamente quello che è lo stile che è l'amministrazione in questa città. Si tende essenzialmente e esclusivamente a fare delle operazioni di maquillage e basta. Quello che noi stiamo cercando da qualche anno ormai di far deviare come pensiero all'amministrazione, quello di mettere, centralizzare nei propri piani, nelle proprie strategie, il benessere dei cittadini, compreso quella che è la sua sicurezza. E questo purtroppo non viene recepito. L'abbiamo visto dal 2011, purtroppo ormai è retorica, ormai è diventata retorica, l'abbiamo visto dal 2011 ad oggi che i problemi si sono riproposti esattamente nella stessa maniera, nella stessa modalità e nella stessa, purtroppo anche con la stessa veemenza e violenza. Quindi vuol dire che o si fanno dei discorsi, ecco, poi si dà la pittura al ponte. Questo è indicativo, emblematico in quello che è l'amministrazione che conduce questa città. Ci vuole per primo, e purtroppo qui manchiamo anche noi cittadini, una consapevolezza da parte dei cittadini, perché questo fenomeno di Via Fereggiano è purtroppo relegato a Via Fereggiano. Se tu vai a 300 metri da qui, il problema esiste, ma sicuramente in forma molto più attenuata. Bisognerebbe che ci fosse prima di tutto una sensibilizzazione proprio, diciamo, totale. Presa quella, una presa di posizione da parte dei cittadini nel cercare di farsi dare dall'amministrazione corrente delle certezze, delle sicurezze e dei lavori che vanno fatti, delle prese di posizione che vanno fatte. Noi qua oggi siamo a presentare un qualcosa che non è una soluzione, perché chiaramente non andiamo a chiedere quello che è la messa in sicurezza del torrente, perché sappiamo com'è, no? Miniscolmatore, progetti che nascono dal nulla. Stiamo parlando di mettere in sicurezza i cittadini, e i costi per fare questo non sono milioni di euro, sono decine di migliaia di euro, quindi poca cosa a fronte di quello che è. La vita umana è davanti a tutto. Avete presentato una mozione al municipio, sì. Bastava il Bisagno, con un progetto di un'associazione, LIMET, l'Associazione Ligure di Meteorologia, che focalizza sulla necessità di rendere il sistema di allerta ridondante. Esatto, vuoi parlarcene? Sì. Ma guarda, brevissimamente, il LIMET è un'associazione di volontari, quindi denaro ne gira niente, sono in tutta la Liguria, sono ragazzi preparatissimi, hanno delle grandi conoscenze, sono disponibilissimi a confrontarsi e a collaborare con le istituzioni, cosa che gli è sempre stata negata ad oggi. Non hanno di partito, non hanno cappelli, quindi il fatto che abbiano collaborato con noi in questa stilare, in questo progetto, non denota assolutamente un gruppo di appartenenza o qualsivoglia
parola. Ecco, l'importante è che è un esempio classico di come i cittadini riuniti in un'associazione riescono a ottenere risultati che purtroppo, lasciatemelo dire, grandi carrozzoni che ci portiamo dietro da anni a Genova non riescono ancora a ottenere gli stessi risultati, e in questo caso parlo di acqua chiaramente. Quindi ci vuole bella buona volontà, ci vuole della gente esperta che abbia delle conoscenze, ci vogliono qualche denaro, non troppo, però principalmente ci vuole onestà intellettuale nell'affrontare i problemi, cosa che purtroppo a Genova, almeno a Genova, in questo caso manca. E un'ultima parola su questo progetto, un progetto che prevede il collocamento di idrometri e pluviometri, sì, su Ferreggiano. Questo ridondante è un raddoppio di quello che esiste già, quindi scusa, diciamo che esistono già dei pluviometri, dei idrometri nel torrente. Questo sarebbe un ricarare la zona, la dose, quindi poter raddoppiare quelli che sono gli strumenti, però poi renderebbe ridondante vuol dire più sicuro, quindi se si rompe un anello della catena abbiamo questa situazione di più sicurezza. Però l'importante poi qual è il problema? Il problema è che una volta acquisiti questi dati è la comunicazione con la gente. Quello che viene a mancare completamente è la comunicazione, cioè non c'è modo di far interloquire le istituzioni con le loro conoscenze e i loro dati con le persone. Costo del progetto? Costo del progetto siamo intorno ai 30.000 euro tra tutto, quindi ben poca cosa se andiamo a vedere i famosi mini scolmatori da 50 milioni di euro. Abbiamo insistito sulla possibilità per la Regione Liguria e lo Stato italiano di richiedere questo fondo e ci siamo poi interessati anche a come erano stati spesi i fondi per le alluvioni delle passate emergenze. Dovevano essere fatti degli interventi di prevenzione che non sono stati fatti. Abbiamo presentato quindi delle interrogazioni scritte per capire perché e dove questi fondi sono finiti, e infine poi in plenaria a Strasburgo siamo intervenuti direttamente sul tema dell'alluvione, della gestione delle alluvioni a livello europeo, su quello che le autorità italiane dovevano fare e che non è stato fatto. Sì, dove abito io, alle Gavette, ma anche poco dopo in località Velino, sempre a Staglieno, sono accaduti degli allagamenti con distruzione di garage, di cose, appartamenti che non sono stati allagati ma sono arrivati proprio alla finestra l'acqua. Queste acque si sono liberate, hanno colpito giù dei muretti di sostegno eccetera, provocando altri danni e quindi allagando delle zone. Ho fatto dei lavori con movimentazione di terra, questa terra movimentata non era messa in sicurezza, per cui questa terra con l'acqua è stata portata giù di pochi metri, invadendo il rione vicino alla tratta del Casalo di Genova Est e anche portando via una strada di collegamento, lasciando isolato della gente. E avete distribuito sul territorio i moduli per il rimborso, per fare le richieste di risarcimento, perché la cosa fondamentale è che stiamo cercando di diffondere il più possibile ai cittadini è che per poter fare qualunque tipo di azione risarcitoria e quindi chiedere danni o qualunque cosa devono necessariamente e tassativamente presentare questo modulo entro 30 giorni dalla data dell'evento, e quindi parliamo del 10 di novembre. Ecco, Dimmi. Possono chiederlo sia i privati cittadini che hanno magari perso la moto o la macchina, sia e soprattutto anche i negozianti che hanno avuto danni. La modulistica è tanta, va da quella dell'AMGA a quella dell'IREN per quanto riguarda la sospensione dei pagamenti delle bollette, a quella per quanto riguarda magari a un cittadino che ha smarrito, che ha perso la macchina. Oltre a chiedere il risarcimento, ad esempio, c'è la possibilità di poterla... e cancellare, radiare dall'albo a gratis dall'ACI.